Buonasera e benvenuti e bentornati a Quo Vadis, il nostro settimanale che si occupa di cronaca, di informazione, ma soprattutto anche di politica, perché gli appuntamenti, in particolare dopo l'emergenza coronavirus, si stanno addensando verso quella che sarà una scadenza molto importante per la Toscana, cioè le prossime elezioni regionali. Noi iniziamo in questa puntata subito a una prima intervista, lo facciamo in collegamento Skype e do il benvenuto subito al Presidente del Consiglio regionale della Toscana, Eugenio Giani, candidato alla presidenza della Giunta regionale per il centro-sinistra. Buonasera Presidente e grazie di aver accettato il nostro invito. Buonasera a te, caro Vittorio, e buonasera a tutti gli ascoltatori per questa sempre bella opportunità di incontro con Toscana TV. Allora, noi abbiamo messo un titolo abbastanza eloquente, cioè conto alla rovescia per le regionali, perché di fatto con, diciamo, la riapertura dopo la lunga emergenza Covid si riparte anche a parlare, finalmente, aggiungo io, di politica. A che punto siamo, Presidente Giani? Ma sai, è stata una legislatura lunga. Io oggi siamo il 25 di giugno, vivo il compleanno, il quinto compleanno di quando sono stato eletto presidente del Consiglio regionale. E naturalmente si è eletti dopo un mesetto dalle elezioni. E contemporaneamente le prossime elezioni, saranno fra 87 giorni, il 20 di settembre. Cosa significa? Che questa è stata una legislatura che è andata oltre il suo tempo normale. Noi a fine maggio avremmo già dovuto vivere le elezioni, 3 mesi in più previsti dalla legge, proprio perché il coronavirus ha sfalsato tutti i tempi. Ma quello che conta, secondo me, non è tanto una cosiddetta campagna elettorale che si vive negli ultimi 2 o 3 mesi. Quello che conta è quello che uno ha fatto in 5 anni. E quindi io ritengo che gli elettori valuteranno quello che è stato l'impegno che ognuno di noi, che poi si ripropone o nella veste, come il caso del sottoscritto, di candidato per il centro-sinistra alla presidenza o nel caso di altri come consiglieri regionali, quello che conta è quello che uno per la cittadinanza, per il bene comune, ha fatto in 5 anni. E io penso che possa essere misurato per non solo un impegno, ma anche per dei risultati importanti nel prestigio del Certo. Consiglio regionale. Ecco. Devo dire che quest'anno poi è un anno importante, ricordiamocelo, perché sono 50 anni dalla Costituzione delle Regioni. Il 7-8 giugno del 1970, 50 anni fa, si votò per la prima volta per le Regioni, perché prima non esistevano, prima si andava dai comuni e dalle province fino allo Stato. Sono state introdotte dalla Costituzione della Repubblica e ci volle 22 anni prima che i lacci burocratici dei ministeri consentissero di avere anche il potere delle Regioni. Ecco, partiamo proprio dall'attualità, Presidente Giani, perché le chiedo in maniera molto, molto semplice una domanda che sicuramente le avranno fatto tanti altri colleghi: quanto ha inciso e quanto probabilmente potrebbe ancora incidere questa lunga emergenza Covid che sembra finalmente terminata o perlomeno si allenta la pressione? Quanto ha inciso politicamente, Presidente Giani? Ma tantissimo, perché è una comunità che si è rimessa in discussione, è la vita di ciascuno di noi che si è in qualche modo rimessa in discussione. In questi 3 mesi vissuti più o meno intensamente nelle nostre abitazioni, con il rischio, soprattutto nelle prime settimane di marzo, incalzante, di non sapere dove arrivava questa malattia, che così velocemente arrivava dalla Cina, contagiava ogni giorno in modo esponenziale, e vedevamo i bollettini dei morti che sembravano bollettini di guerra. Ecco che ha imposto una riflessione a ciascuno di noi, anche sul modello di vita, anche sulle prospettive della nostra vita. E devo dire che io sono convinto che noi ne usciamo tutti, anche caratterialmente e sul piano dei valori, rafforzati sull'idea di solidarietà,
su quanto è importante che la comunità viva fra i suoi uomini e donne dei rapporti solidali, di rispetto e d'aiuto reciproco, ne è uscita rafforzata sul piano dell'impegno per il futuro e quindi sulla laboriosità con cui dobbiamo darci da fare, perché non si vive di rendita, si vive invece di una capacità di lavoro che dobbiamo conquistarci tutti i giorni. E devo dire che anche su certi modelli, su certi schemi, e quindi l'attenzione all'ambiente, allo stile di vita, il fatto di vivere in una regione in cui non ci sono città congestionate, dove vi è un contagio che, pensate a Milano, a Torino, alle grandi città del nord, ci porta a vivere delle situazioni ben più devastanti. Pensate alla Lombardia, 16.000 morti, noi in Toscana ognuno di ciascuno è una persona da ricordare come persona e non come numero. Però il fatto che siano stati 1.000, ripeto, rispetto a una regione che ha la stessa superficie nostra, è la dimostrazione che la Toscana diffusa come realtà regionale, ovvero un numero di abitanti che riesce a dispensare la capacità abitativa su un territorio più vasto e più equilibrato, è un modello di vita sicuramente migliore. E devo dire che proprio per questo io ritengo che la scelta vincente che la Toscana ha sempre messo sulla sanità pubblica porti anche a dimostrare che il bene comune è stato perseguito sicuramente con efficacia nella nostra regione. Nessuno nella nostra regione è stato nella terribile scelta che sappiamo purtroppo in altre parti del nord Italia è accaduto, in cui c'era un posto di terapia intensiva, arrivavano 4-5 malati e il medico drammaticamente doveva scegliere chi ci andava. Toscana abbiamo avuto un sistema che fin dall'inizio era organizzato in modo tale che nessuno è stato sottratto alle cure che la situazione epidemiologica in quel momento richiedeva. Presidente, glielo posso confermare perché lei ha fatto dei numeri, all'interno di quei numeri ci sono stato anch'io, quindi so come è stata questa esperienza e come la possiamo aver vissuta in maniera importante anche nel nostro sistema sanitario. Presidente, lei ha un record in Italia, e cioè quello di diciamo, aver visitato in questi anni di presidenza del Consiglio tutti i sindaci della nostra regione, e quindi ha raccolto, credo di sicuro che sia così, le istanze anche dei cittadini. Ecco, sulla base di queste problematiche e anche sulla base dell'emergenza coronavirus, che cosa possiamo dire ai cittadini toscani? Qual è l'obiettivo principale della sua campagna elettorale? Ma ora mi dispiace identificarla con una campagna elettorale, per quella ci sarà onestamente tempo. Ci sarà tempo. No, ci mi sarà fermo tempo. Alla prima parte che lei ha posto ben correttamente della domanda, ovvero essendo io stato in tutti e 273 comuni della Toscana, che cosa posso aver raccolto? Ho raccolto uno spirito di comunità che ha portato in ogni nostra realtà, che sia il piccolo comune di Capraia con i poco più di 200 abitanti, ossia la città più popolosa, Firenze, con i suoi 370.000 abitanti, uno spirito di comunità che ha visto sempre unire un senso di responsabilità delle istituzioni nel comunicare la situazione, nell'indirizzare nel modo migliore perché si facesse fronte a quello che era l'emergenza sanitaria o si guidasse a quegli aiuti, a quei sussidi, a quelle attività che potessero favorire la ripresa economica con molta correttezza, con molta trasparenza e con l'idea che per uscire da questa situazione ne dobbiamo uscire tutti insieme, ne dobbiamo uscire come comunità e non secondo quello che può essere il tornaconto, l'interesse del singolo. Ecco, questo spirito di coesione dei nostri comuni, delle nostre città come dei nostri paesi è l'aspetto più importante, e sia sul piano economico che su quello dell'emergenza sanitaria la Toscana ha avuto confermato un suo modello di vita e di benessere che a mio giudizio ne è uscito rafforzato. Certo, non siamo più gli stessi, noi dobbiamo avere quella capacità in futuro di capire come la nostra vita dovrà dare un contributo alla comunità, e sotto questo aspetto ad esempio il fatto che in Toscana vi sia
tanto volontariato che si propone alla società. Siamo la regione che ha più volontariato, 273 comuni, 550 fra misericordie, pubbliche assistenti, Croce Rosse, ma tanto volontariato culturale, tanto volontariato sportivo, ovvero tutto ciò che è emblema, segno e forza di una società che si regge su organismi che sono organismi collettivi, le formazioni sociali, li definisce la Costituzione accanto ai singoli cittadini, ecco che sono una grande forza, una grande vitalità per guardare al domani. Guardiamo anche al domani, soprattutto Presidente, perché ovviamente in una regione così importante come la Toscana ci sono anche numerose problematiche. Qual è nel suo programma la problematica sulla quale, nel caso in cui diventerà Presidente della Giunta Toscana, porrà l'attenzione fin da subito? Ma io proporrò, quando formalizzerò la candidatura, 45 giorni prima del voto, 50 progetti per 100 giorni, ovvero 50 progetti che attiverò nei primi 100 giorni di legislatura. Ma sostanzialmente sono riconducibili a 5 grossi pilastri. Innanzitutto le problematiche del lavoro. Noi dobbiamo creare lavoro e occupazione. I nostri giovani, per riprendere un'espressione che a me piace considerare, dovranno trovare le strade per poter realizzare se stessi. Lavoro sul piano dell'innovazione e quindi una politica di start-up per i giovani che hanno imprenditorialità e anche attraverso nuovi modi tecnologicamente evoluti di fare della imprenditorialità e creare a loro volta posti di lavoro. Dovremo riscoprire attività come l'agricoltura e contemporaneamente rivitalizzare una manifattura di cui la Toscana non può fare a meno, nelle aree più forti come l'Arno Valley, come nella Toscana diffusa, la Toscana dei piccoli e medi centri. Ma accanto al lavoro, ecco le infrastrutture, perché non si crea lavoro se non si arriva velocemente e bene nei propri bisogni da una parte all'altra della regione. Infrastrutture stradali, a partire dal corridoio tirrenico, perché è necessario che dove una volta l'Aurelia era una delle strade fondamentali vi sia in quattro corsie la possibilità di arrivare dalla provincia di Massa Carrara a quella di Grosseto fino a Roma. Ma contemporaneamente l'alta velocità a Firenze, i collegamenti ferroviari, i collegamenti aeroportuali con la valorizzazione sia di Pisa che di Firenze, collegamenti portuali, pensate alla Darsena Europa a Livorno, come la valorizzazione del porto di Piombino, dove già c'è un pescaggio, certo, a 21 metri che aspetta banchine e attività. E devo dire che anche strade che in qualche modo sono piccoli grandi interventi nei propri territori, dal Cipressino che da Paganico ci porta sul Monte Amiano, alle strade in Lunigiana, ai collegamenti fra ponti che possano consentire da Signa alla Strassigna di non vivere più un'ora di fila per attraversare quel ponte, o dal limite Capraia a Montelupo per poter vitalizzare una zona industriale a cui altrimenti si stenta ad arrivare. E potrei continuare con altri interventi, anzi sono sull'Arno Valley e quindi parlo di una manutenzione che porti la Fipilì a avere tre corsie, con grandi interventi ferroviari, a Granaiolo per velocizzare da Empoli a Siena, fra Viareggio e naturalmente Pistoia il collegamento a due corsie di treno, la valorizzazione dell'asse Firenze-Pisa anche sulla ferrovia, l'alta velocità sulla costa, così come attraverso una rete di ciclovie che ci portino, e qui il terzo filone, all'ambiente. Un ambiente che sia tutelato, valorizzato. 10.000 alberi devono inghiottire il CO2 che abbiamo nell'atmosfera per restituire ossigeno, e è il numero che io, se divento governatore, presidente della Regione Toscana, cercherò di piantumare nel nostro territorio, nelle città come nelle aree più esterne. E devo dire che poi la cultura, intesa come istruzione, intesa come valorizzazione turistica dei nostri territori, diventa l'altro grande filone. Insomma, lavoro, ambiente, infrastrutture, cultura e salute, perché il quinto elemento è proprio quello che dicevo all'inizio, la priorità della sanità pubblica. Abbiamo dimostrato quanto siamo stati in grado di contrastare il coronavirus, rafforziamo i nostri
nostri 45 ospedali, la nostra rete territoriale, la capacità dei nostri medici di avere anche attraverso le comunità della salute. Finora venivano chiamate case della salute, io le chiamo comunità della salute, ovvero dei presidi che senza bisogno di andare a un pronto soccorso, ingolfarlo nell'ospedale, possano dare risposte dirette ai cittadini. Benissimo Presidente, noi la ringraziamo di questo nostro che sarà un primo contatto con lei nella marcia di avvicinamento alle elezioni regionali. Grazie al Presidente del Consiglio regionale Eugenio Gianni, buon lavoro. Grazie a voi e grazie dell'opportunità. Grazie Presidente. Bene, questo era il collegamento con Eugenio Gianni, candidato alla presidenza della Toscana per il centro-sinistra. Adesso andiamo subito in pubblicità e poi parleremo e ci collegheremo con la candidata del centrodestra, l'europarlamentare della Lega ed ex sindaco di Cascina, Susanna Ceccardi. A fra poco. Bene, eccoci tornati in studio a Quo Vadis. Abbiamo sentito le parole del candidato del centro-sinistra alle prossime elezioni regionali in Toscana, il Presidente del Consiglio regionale Eugenio Gianni. Siamo collegati in questo momento con l'europarlamentare della Lega e candidata per il centrodestra proprio in Toscana, Susanna Ceccardi. Buonasera Ceccardi e grazie di aver accettato il nostro invito. Buonasera e grazie a voi. Allora, intanto partiamo subito dall'attualità perché della sua candidatura si vociferava ormai da settimane, da mesi, poi c'è stata l'emergenza coronavirus, ma adesso la notizia è di nuovo ufficiale. Qual è la sua prima sensazione? Intanto ringrazio tantissimo il Centrodestra Unito che mi ha scelta, non era scontato. Ci sono state un po' di trattative ed è normale una dialettica di coalizione e poi il Centrodestra Unito, quindi la Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia hanno trovato una convergenza sul mio nome, quindi è una novità in Toscana perché 5 anni fa il Centrodestra non andò unito e quindi sono onorata di aver ricevuto questo importante incarico. Ora abbiamo cominciato da 2 giorni questa campagna elettorale e l'ho iniziata ascoltando le imprese e chi lavora, quindi chi dà lavoro e chi lavora, perché in questa fase di ripartenza, o almeno agognata ripartenza, è appunto cruciale ripartire ad ascoltare chi vuole ripartire. Quindi ecco. Ho sensazioni positive, ci sono energie positive intorno a me. A proposito di sensazioni, parlando di politica ovviamente, quali sono a pelle le sensazioni che emergono dalla Toscana? Perché in particolare la Lega in questi ultimi anni ha avuto dei risultati importanti in questa regione, perciò la domanda è spontanea. Che cosa vi aspettate da queste elezioni regionali anche dopo questa lunga e difficile emergenza Covid? Beh, la sfida elettorale in Toscana è una sfida sicuramente difficile e complicata, però ci sono tantissimi temi a cui i toscani tengono e che sono stati sottovalutati negli anni passati, non sono stati affrontati nel giusto modo dalla Giunta regionale toscana e dalla maggioranza del centro-sinistra. Quindi crediamo che sia cruciale ripartire per esempio da un piano dei rifiuti, un piano lungimirante. La Toscana è purtroppo rimasta molto arretrata su questo, non abbiamo impianti nuovi all'avanguardia di termovalorizzazione, usiamo ancora molto le discariche in Toscana, gli impianti di inceneritori più che di termovalorizzatori in Toscana sono arretrati, vecchi e pericolosi anche per la salute. Quindi io credo che non bisogna mandare carro armati, come ha detto il mio competitor del centro-sinistra, per fare gli inceneritori, ma bisogna riunire tutti gli amministratori locali, i sindaci delle varie province, per fare un piano coordinato, concordato, anche lungimirante per i rifiuti in Toscana, per lo smaltimento. Le infrastrutture,
Le infrastrutture in Toscana sono importantissime, si parla spesso di sistema aeroportuale, di aeroporti, ma c'è anche il sistema su gomma, le autostrade, le strade che devono essere completate. Andare da Massa Carrara ad Arezzo è una vera e propria odissea in Toscana, ci sono certe province assolutamente scollegate, ecco, e questo crea un problema alle imprese. Quindi autostrada tirrenica, la Due Mari, le vie, anche le strade statali che però devono essere manutenute, la regione deve fare un attento controllo e pressing sul governo nazionale. Quindi infrastrutture sicuramente. Negli ultimi 10 anni non c'è un'infrastruttura degna di nota che la regione toscana abbia fatto, e questo è purtroppo una eredità pesante che porta dietro il Partito Democratico e che dovrà comunque giustificare i cittadini. Poi sulla sanità, la riforma delle ASL, della sanità, fatta più che altro per coprire i buchi di qualche ASL precedente, ecco, non funziona, ce lo dicono i medici, ce lo dicono gli operatori del settore. Ora, il Covid ha la situazione del Covid, il lockdown e la gestione dell'emergenza, diciamo che è una parte a sé stante dell'emergenza della situazione, certo, sanitaria, però per il proseguo, per avere una sanità efficiente in Toscana, io credo che dovremmo assolutamente valorizzare al massimo i bravissimi medici e personale sanitario che abbiamo in Toscana e che spesso non si sentono valorizzati. È notizia, insomma, di questi giorni che anche il premio per gli operatori sanitari di giugno è stato rimandato, e questo non credo sia un bel segnale per chi si è tanto impegnato e ha salvato vite in questi mesi. Senta, lei l'ha già accennato in apertura della nostra chiacchierata, i temi legati a, diciamo, alle preoccupazioni in questo caso dei cittadini toscani dopo l'emergenza Covid. Che cosa sta percependo fra l'opinione pubblica, fra i cittadini? Quali sono le istanze più importanti che le chiedono e quelle che lei intende portare avanti nel caso in cui diventasse presidente della Giunta Toscana? Da una parte ci sono cittadini che non escono di casa perché hanno paura, c'è ancora un grosso terrore psicologico nel comune cittadino, e ha paura a prenotare al ristorante, a andare in vacanza, a uscire proprio di casa. E dall'altra parte invece ci sono gli operatori, soprattutto del settore turistico, in grave difficoltà, in grave crisi, e lanciano un grido d'allarme. Ecco, anche stamani ci sono degli articoli sui giornali locali. È vero. A Firenze gli alberghi sono vuoti, e questo crea delle ricadute incredibili in senso occupazionale ed economia. Quindi credo che dobbiamo sì rispettare le norme, però dare fiducia. Rossi è uscito proprio in questi giorni dichiarando che le norme anticontagio saranno tenute così come sono fino al 20 di settembre. Questo di sicuro non crea una fiducia anche nei tanti turisti che magari devono venire dalle altre parti delle regioni italiane e dall'estero per i nostri operatori del turismo. Quindi credo che invece monitorare passo passo la situazione, non dire fino al 20 rimane tutto così, sì, ma monitorare, esatto, e se necessario aprire, perché questo ci chiedono gli operatori, ci chiedono i lavoratori. Senta, mi incuriosisce una cosa, lei è stata sindaco di una cittadina, fra l'altro la prima in Toscana che ha avuto dal punto di vista del centrodestra un successo particolare. Ecco, i rapporti futuri fra i sindaci della Toscana e la regione, come dovrebbero secondo lei svolgersi e che tipo di sinergia si può creare nel dialogo politico e non solo fra le due istituzioni? Io con i miei colleghi sindaco ho creato un rapporto anche di condivisione di best practice amministrative, perché dall'esperienza dei sindaci si può solo che imparare. In 5 anni di mandato
ci si trova a dover fronteggiare tantissime emergenze, tantissime situazioni. Un sindaco è veramente al fronte. Quindi credo che un amministratore regionale debba assolutamente ascoltare i sindaci, ascoltare gli amministratori locali, No, lo sa perché, la perché. interrompo un attimo, Ceccardi, lo sa perché le ho fatto questa domanda? Perché in altre regioni si sono spesso create, soprattutto durante l'emergenza Covid, degli scontri anche, non solo dialettici, ma anche molto duri, proprio sulla gestione di certe scelte. Ecco, le ho fatto la domanda proprio per la sinergia in base a questo tipo di scenario. Io credo che, ecco, un governatore di regione debba in situazioni di emergenza creare anche una task force, non come quelle di Roma, del governo nazionale, con tantissimi esperti che poi non si sa bene se sono veramente esperti, ma di sindaci, perché poi sono i sindaci che sono al fronte e devono fronteggiare le gravi emergenze. Questo coinvolgimento non c'è stato in Toscana e credo invece avrebbe dato sicuramente un valore aggiunto. Questo è un'esperienza di cui bisogna fare tesoro anche per il futuro, ecco, perché di emergenze e di situazioni di criticità, ora non ci auguriamo certo un'altra pandemia, però di situazioni di criticità ce ne possono essere tante nel corso di un mandato politico e quindi è bene invece riunire i sindaci e chiedere a loro. Anche per esempio sui disastri e meteorologici, per esempio, ci sono Gli i sindaci eventi, che devono fronteggiare esatto. le alluvioni, le frane. Il nostro territorio toscano è sottoposto a dissesto idrogeologico e su questo, secondo me, fare un piano regionale insieme ai sindaci è una cosa che dovrà assolutamente essere fatta. Le faccio un'ultima domanda, Ceccardi, ritornando alla politica. Diciamo che l'alleanza che si è posta per la sua candidatura è un'alleanza totale del centrodestra, cosa che non spesso è accaduta nelle altre regioni. Lei è soddisfatta di questo accordo che c'è stato anche con gli altri suoi colleghi del centrodestra, cioè Forza Italia, Fratelli d'Italia? Insomma, diciamo un'alleanza importante senza sussulti. Sì, io sono soddisfatta. Io ho governato da sindaco con Fratelli d'Italia, Forza Italia e la Lega, come tutti i sindaci del centrodestra, che magari hanno anche l'apporto di liste civiche che sono importantissime, e abbiamo governato bene in questi anni. Io credo che poi al di là ci si può dividere un po' sui nomi, ma quando poi si governa i temi uniscono, il bene dei cittadini unisce e tante scelte difficili anche, su cui ci si può confrontare aspramente, poi vengono prese nel bene dei cittadini, per il bene dei cittadini, e il centrodestra ha dimostrato grande prova di responsabilità nelle città e nelle regioni dove amministra. Quindi io sono Lei è confido soddisfatta, insomma, nei miei ecco. alleati. Bene, io la ringrazio per aver accettato il nostro invito, che è il primo di una serie di incontri che faremo qui e che quindi io rinnovo a lei l'invito di stare con noi anche nei prossimi mesi, nella tappa di avvicinamento alle elezioni regionali. Grazie, onorevole Ceccardi, e buon lavoro, in bocca al lupo. Grazie, grazie a voi. Arrivederci. Grazie a Susanna Ceccardi, la candidata per la presidenza della giunta regionale per il centrodestra. Adesso facciamo un piccolo break pubblicitario, poi commenteremo insieme a un giornalista importante, Gabriele Canè, le dichiarazioni sia di Eugenio Giani che di Susanna Ceccardi. A fra poco. Bene, siamo tornati insieme a voi a Quo Vadis nel nostro terzo round, dopo aver sentito in collegamento i primi due candidati, poi seguiranno anche gli altri nelle prossime puntate per le elezioni regionali alla presidenza della Giunta Toscana per settembre, Giani e Ceccardi. Adesso commentiamo un po' questo scenario, grazie e con l'aiuto di un grande osservatore politico e di cronaca, amico di Toscana TV, come sapete, compagno di viaggio in molte trasmissioni, l'ex direttore della Nazione, editorialista del QN, Gabriele Canè, che rivedo con piacere e che saluto. Sono ancora vivo. Sono Buongiorno.
Sono io che rivedo te con piacere in una trasmissione non sul Covid, in cui avresti avuto qualcosa da dire, ecco. Quindi ben trovato, e a dimostrazione che è meglio non ammalarsi, ma nel caso è molto meglio guarire, come sei guarito tu. E io ti ringrazio con sempre l'inciso che non bisogna mai abbassare la guardia con tana libera tutti di questi giorni, perché sembra che siamo diventati tutti dei vacanzieri, ma in realtà questo è un virus veramente intestino e terribile e al quale bisogna stare molto attenti. Gabriele, abbiamo parlato di politica in questa puntata e abbiamo lanciato un po' le prime dichiarazioni del centro-sinistra e del centro-destra. Intanto ti chiedo una battuta e un commento sullo scenario. Vissero tutti felici e contenti, sia il centro-sinistra che il centro-destra, alleanze solide sui loro candidati? Ma relativamente, devo dire che paradossalmente, non so se questo sarà condizione necessaria e sufficiente per ottenere un successo, ma attualmente c'è più coesione nel centrodestra che nel centrosinistra, dove c'è qualche altra candidatura, oltre a quelle di Gianni, oltre alle consuete fibrillazioni interne alla coalizione, che c'è già fibrillazione e competizione. Citiamo una per tutte, la competizione tra Italia Viva di Renzi e il PD. Renzi non va benissimo a livello nazionale, vorrà ovviamente avere un'affermazione almeno a livello toscano, se ce l'ha, ce l'avrà probabilmente grazie a un elettorato che è omologo a quello del PD. Quindi come scenario complessivo vedo più unità oggettiva nel centro-destra che nel centro-sinistra, che non è che garantisca la vittoria dell'uno o l'insuccesso dell'altro. È una gara, se posso continuare nella riflessione, è una gara secondo me interessante. Eviterei innanzitutto di fare paragoni con l'Emilia-Romagna. Ecco. Allora, la Ceccardi come la Borgonzoni, Gianni come Bonaccini sono molto diversi come figure e sono molto diverse le situazioni. C'era un clima politico completamente diverso. Adesso, Vittorio, i climi politici Certo. cambiano a settimane, a mesi, e questa vicenda del virus ovviamente ha sfarinato tutte le vecchie certezze. Quindi io eviterei di fare il paragone, la Ceccardi Certo, certo. come la Borgonzoni, anche perché non sono paragonabili le figure, sono molto diverse. Bonaccini è molto diverso da Gianni, e la Ceccardi, anche se ha quest'aria e questo modo di fare, questo modo di essere molto tosto, non è come la Borgonzoni. Sono molto diverse le due regioni in situazioni economiche e sociali molto diverse. Qui si parte anche da una situazione di molti comuni, capoluoghi già appannaggio del centrodestra. Quindi, ecco, come prima cosa, poi se vuoi entriamo, dopo ci entriamo in cose più specifiche. Come prima cosa direi evitiamo di fare quello che vedo già in filigrana, in Fare sottofondo, questi qui come parallelismi, eh? l'Emilia andrà. Può darsi che finisca uguale, ma finisce uguale partendo da presupposti e da connotati molto diversi. Allora ti faccio una domanda un mezzo passo indietro. Le due candidature ti piacciono all'interno dei loro cartelli? Partiamo dal centrodestra. La scelta di Susanna Ceccardi ti ha soddisfatto a un primo impatto da cronista politico? Ma sai, è una candidatura che è sul tavolo da mesi. La Ceccardi non avrebbe bisogno di andarsi a squarnare in una gara difficile, avendo già un comodo ruolo a Strasburgo come eurodeputato. Certamente in una regione come la nostra ci sarà bisogno che sia una Ceccardi non di più basso profilo, ma toni meno aspri, probabilmente perché è una regione contendibile, oramai come tutto è contendibile in ogni angolo d'Italia, ma certamente con una sensibilità che fino adesso è stata maggioritaria di un certo tipo, e che le difficoltà mettono magari in difficoltà. Insomma,
La Ceccardi può essere, secondo me, una buona candidata, diversa dalla Borgonzoni, perché è già stata l'esperienza della Borgonzoni. Non avremo Salvini che va a suonare ai campanelli. Infatti ha già detto che andrà a suonare al campanello del Ministero dell'Economia per avere dei posti di lavoro, no? Credo che quella sia stata una lezione, lei potrà trarre giovamento da quella lezione. Eugenio Giani è, come dire, è la candidatura, nel senso che lui è in pista come candidato da ancora più mesi e in modo ulteriormente più ufficiale. È una persona di assoluta qualità personale, morale, non si discute. Il problema di Eugenio Giani può essere uno solo, che tutto ciò che non dovrà più essere, dovrà o potrà essere diverso in questa regione, il fare finalmente cose, il migliorare la sanità, il fare tutto, cioè ricostruire una regione che vivendo di turismo e di export agroalimentare sarà tra quelle che patirà di più questa situazione economica. Pensiamo a come sono messi gli alberghi al nostro amico Bernabò Bocca, che gestisce la Federalberghi Certo, Nazionale. certo. Il Credo turismo, le che vacanze che arrivano, insomma, in Versilia, al mare, insomma, ci sono tanti problemi, eh. tante cose, per cui credo che la candidatura Giani possa pagare eventualmente il non piccolo dettaglio che lui ci ha commentato in ruoli non solo rappresentativi ma anche operativi. Quindi quando si dice fatto, faremo, bisogna fare, qualcuno, la sua avversaria, gli potrà dire: ma tu c'eri, perché non avete fatto? Se pensiamo a quello non fatto a Firenze, anche Eugenio era lì in zona a sua volta a governare da tanti anni. Poi cambiando di ruolo si cambia anche di passo, intendiamoci. Senti, ti lancio due segnali che hanno detto poco fa i due candidati. Gianni punta molto soprattutto alle infrastrutture, del resto di infrastrutture ha parlato anche la Ceccardi. Gianni in particolare sui porti, sulla viabilità e sul trasporto su rotaia. La Ceccardi ha toccato anche un altro aspetto, e chiedo a te un commento, sul fatto che dalle prime manifestazioni di campagna elettorale è emerso, secondo lei, che i cittadini toscani sono anche molto spaventati ancora per l'emergenza Covid, ma non soltanto dal punto di vista economico, cioè quello che sarà il futuro fra qualche settimana, fra qualche mese, ma anche la situazione attuale, che spaventa i toscani. Che ne pensi, Gabriele? Ma penso che sia vero quello che diceva Ceccardi, nel senso che siamo tutti, tutti no, purtroppo, perché se vediamo le catastrofi di persone che ci sono la sera sulle spiagge, certe cautele evidentemente sembrano saltate, sarebbe meglio che non fossero saltate. Certo, in spiaggia non ci puoi andare con la mascherina, ma puoi stare anche a un minimo di distanza, cosa che non sembra stia succedendo, e stessa cosa, devo dire, stessa cosa va detto anche nelle strade, nella cosiddetta movida tra i ragazzi. Io fino Bravo, all'altro giorno. ti interrompo un attimo, ho un'immagine eloquente. Dopo la vittoria del Napoli in Coppa Italia, ho visto delle scene a Napoli di decine, di centinaia di migliaia di persone per le strade in una sorta di danza continua, e quindi Sì, lì il rispetto trovi delle proprio. regole fa, diciamo, è andato a. Qui Vittorio non abbiamo vinto niente, ma se vai in Sant'Ambrogio o in Santo Spirito il venerdì e il sabato sera è come se C'è avesse vinto il movimento, Napoli. No? certo. Quindi trovi gli stessi assembramenti, non suoneranno i clacson per festeggiare una vittoria, ma insomma stanno ammassati. Io ho visto fuori da un liceo ragazzi che stavano tutti assieme, poi le coppiette che si baciavano. Poi lui o lei entravano a scuola a fare l'esame di maturità mettendosi la mascherina e stando a 1 metro di distanza. Cioè, vediamo delle buffonate senza limiti. Non c'è Ecco, dubbio. allora è giusto uno o è giusto l'altro? Quindi l'emergenza sanitaria c'è ancora. Qui c'è una drammatica emergenza economica, perché una regione che vive di turismo mo molto in gran parte straniero, ovviamente con un mondo bloccato. Più bloccati oramai siamo noi, perché
ma il 60-70% in alcune località anche di più della nostra regione, i turisti sono turisti stranieri, non li vedremo neanche in fotografia o li vedremo a piccoli gruppi in piccole quantità. Quindi questa è una regione che deve costruire una ripartenza molto difficile, non solo gli alberghi, altre cose. È una regione che è indietrissimo con le infrastrutture. Fa bene Eugenio Gianni a ricordarle, appunto, mi ricordo però che le infrastrutture, oltre a doverle fare, bisogna anche averle fatte, perché noi abbiamo l'autostrada più antica d'Italia, noi abbiamo quasi tutto più antico d'Italia, ma l'autostrada del mare è stata la prima autostrada italiana, ma è sempre quella però, Vittorio, sì. È palesemente inadeguata da adesso, non parliamo della FIPLI, io l'ho fatta ieri andando in campagna d'Amici vicino a Pisa, in un normale giorno, perché lì non era festa, a differenza che a Firenze, ci sono 7.000 camion e 8 milioni di macchine, in due corsie senza una corsia di emergenza e con cantieri fissi e nella parte industriale di questa regione. Quindi siamo indietro, non parliamo dell'aeroporto di Firenze, dello stadio, dei porti, del termovalorizzatore. Ecco, quindi il fatto di dover fare delle infrastrutture ci ricorda anche che da 50 anni che non le facciamo. Quindi siamo d'accordo, facciamo le infrastrutture, però bisogna anche essere credibili per farle. Bene, io ti ringrazio Gabriele di questo diciamo incontro, di questo collegamento, perché ci stiamo avvicinando, come vedi dal titolo, Conto alla rovescia per le elezioni regionali, a questo appuntamento di settembre, che sarà un appuntamento secondo me molto importante. Ricordo che Gabriele Canè sarà con voi nei suoi editoriali a 7 giorni, la domenica, nel weekend, con il commento dei principali argomenti che si sono succeduti in questa Toscana. Fra l'altro ne possiamo anticipare due, parleremo ancora di politica con Gabriele e parleremo appunto della Ceccardi e la sua candidatura ufficiale, ma anche le ultime dichiarazioni di Gianni, e poi parleremo anche di una persona che è molto cara al nostro direttore Canè, e cioè Alex Zanardi, che sta lottando in maniera stupenda, aggiungiamo noi, all'ospedale Le Scotte di Siena contro la morte e soprattutto contro un futuro che ancora appare molto nebuloso. Grazie direttore di essere stato con noi. Grazie a te Vittorio. Bene, io appuntamento sono coatto, come hai appena raccontato, nel tuo lockdown, e quindi ci vediamo domenica. Benissimo, grazie a Gabriele Canè. Grazie. Grazie al suo collegamento. Noi ci fermiamo qua per quanto riguarda Quo Vadis, parleremo anche la prossima settimana di elezioni regionali e sentiremo anche gli altri due candidati del Movimento 5 Stelle e della sinistra italiana, le proposte, le idee e i progetti per questa tornata elettorale. Grazie di essere stati con noi, alla prossima settimana.